dall'inizio di questa celebrazione vorrei invocare con voi lo Spirito del Signore, quello di cui Paolo ci ha parlato nella prima lettura, lo Spirito che conosce quanto sta dentro di noi, quello che noi desideriamo, soprattutto quello che il Signore vuole per ciascuno di noi. Il Signore ci dice quello che vuole per ciascuno di noi giorno per giorno, attraverso le storie che viviamo, le persone che incontriamo, soprattutto attraverso la sua parola. Ed oggi abbiamo insieme ascoltato questa pagina del Vangelo, una pagina del Vangelo della quale risulta chiaro che Gesù è impegnato a correggere una mentalità sbagliata. La mentalità sbagliata rispetto a quella che noi, con un termine non sempre comprensibile, almeno nei suoi contenuti concreti, quella che noi chiamiamo la salvezza. Gesù è impegnato a correggere un po' il modo in cui è concepita questa salvezza. Signore, sono pochi quelli che si salvano, gli chiede un tale, ma sappiamo che questo tale la pensa come gran parte del popolo di Israele, e cioè che per salvarsi bastava appartenere al popolo scelto da Dio, quindi riteneva popolo di Israele questo tale che interpella Gesù, riteneva che l'appartenenza è garanzia di salvezza. L'appartenenza, garanzia di salvezza. Gesù, abbiamo sentito, Gesù con molta concretezza fa capire che per essere suoi discepoli non basta presentare le credenziali di un generico, di un vago senso di appartenenza al popolo di Israele. Come per noi non vale certamente come garanzia di salvezza l'appartenenza vaga, più o meno generica, alla Chiesa. Per salvarsi, afferma Gesù in maniera perentoria, bisogna passare per la porta stretta. Con questa correzione di rotta di Gesù rispetto a una mentalità, rispetto a una acquisizione, questo cambiamento di rotta, questa correzione di rotta rispetto alla mentalità corrente, prende le mosse, come abbiamo sentito dire, proprio da quella domanda: Signore, sono pochi quelli che si salvano? E anche perché si tratta di una domanda meno banale di quello che può sembrare. È meno banale di quando sembra questa domanda sulla salvezza. Sapete perché? Chi di noi, mi riferisco un po' all'esperienza che ciascuno di noi fa, chi di noi, quando si sente a pezzi, non sente il bisogno di mettere ordine e di dare unità alla propria vita? Chi di noi, quando purtroppo avverte l'assurdità, anche l'insostenibilità di quello che sta vivendo, chi di noi non sente il bisogno di dare più senso alla propria vita? Chi di noi si ancora conserva il senso del peccato quando riconosce di aver detto un no sonoro al Signore, non aver il bisogno di riconciliarsi con Lui, di ritrovare la pace interiore? Chi di noi? Ebbene, la salvezza è proprio questo. Per cui la domanda, Signore, sono pochi quelli che si salvano, può essere resa più o meno in questi termini. Signore, sono pochi quelli che vivono una vita piena, sono pochi quelli che vivono una vita sensata, riuscita, in piena comunione con te. Questo è il senso di quella domanda.
La risposta di Gesù manda a questo punto in frantumi ogni falsa convinzione. Per esempio, la convinzione che la salvezza ci tocca perché stiamo nella Chiesa, ci tocca perché apparteniamo a questo o a quel gruppo, ci tocca perché ci vestiamo in una certa maniera. Non è così. C'è di più. La risposta di Gesù ci dice con chiarezza che la salvezza non è soltanto un dono, ma è anche un compito da vivere. In quanto dono, lo sappiamo, la salvezza non ha un prezzo con il quale possiamo comprarcela. Però, in quanto compito, chi vuole salvarsi non può eludere, non può allontanare le esigenze della croce. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. E le esigenze della croce le conosciamo perché Gesù stesso le ha vissute e le ha insegnate. Quali sono le esigenze della croce? Cos'è questa porta stretta? Sicuramente un amore che si spende in maniera appassionata. Che tristezza tante volte vedere persone che hanno anche fatto la scelta, semmai di incamminarsi sulle vie del sacerdozio, ma dove fai una fatica del diavolo a trovare passione, in quello che fai, in quello che dice, nelle scelte, nelle relazioni. Quindi le esigenze della croce sono queste: prima di tutto amore che si spende, un amore che non si risparmia, un amore che non fa calcoli. Insomma, Gesù non ci ha dato, lasciate che passi un po' questa espressione, Gesù non ci ha dato i resti, ci ha dato tutto. E mentre noi, permettete che lo dica con grande franchezza, con grande umiltà, mentre noi nelle nostre belle preghiere, nelle nostre lodevoli preghiere, diamo al Signore il nostro cuore per lo più all'ingrosso, invece ce lo richiede al dettaglio. Noi glielo diamo all'ingrosso, nelle preghiere, soprattutto quelle che copiamo dagli altri, no? Oddio, non c'è niente di male. Però non è che il fatto che l'ha detta Madre Teresa o Don Tonino Bello, le preghiere valgono anche per noi, non è necessario, non lo sta scritto da nessuna parte, se non c'entra la mia passione dentro. E ricordiamoci di questo, nella vita di ogni giorno. Noi in quelle preghiere spesso diamo il nostro cuore al Signore all'ingrosso, invece lo richiede al dettaglio. Nel senso che la nostra risposta al dono che Lui ci ha fatto, e quindi il nostro compito deve impegnarci completamente in ogni momento della nostra vita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi viviamo da salvati quando liberiamo i nostri orecchi concretamente, i nostri orecchi colmi di rumore e di chiacchiere, li liberiamo e li riempiamo di silenzio, quel silenzio poi che diventa grembo fecondo di parole sensate e non di chiacchiere vuote e superficiali. Vivere da salvati, viviamo da salvati quando purifichiamo la nostra bocca e il nostro palato, rovinati da banalità insipide, se non proprio da volgarità. Quando impariamo a gustare la fecondità e la bellezza anche di relazioni leali, pulite, e riempiamo la bocca della parola di Dio, quella come anche abbiamo ascoltato oggi. Viviamo da salvati quando purifichiamo gli occhi e il cuore sporcati da immagini brutte e volgari, e vi alleniamo cuore e occhi a contemplare e a riconoscere il volto di Dio, soprattutto quando si presenta.
rappresenta a noi nella storia faticosa e affaticata di fratelli e sorelle rifiutati e maltrattati. E lì, attraverso questi gesti, questa purificazione, ma anche un'acquisizione che passa alla nostra salvezza, solo vedendoci attraversare la porta stretta di scelte impegnative e concrete come queste, il Signore veramente ci salva. Permettete che dica solo una parola sull'altra parte del Vangelo, sulla seconda parte del Vangelo. La seconda parte che riguarda chi non accetta il dono della salvezza, o soprattutto chi, pur avendo accettato, come dicevo prima, l'ingrosso, poi manca all'impegno, nell'impegno al dettaglio. Ecco, per questi cosa c'è? Per noi, quando facciamo questo, cosa c'è? Allontanatevi da me, dice Gesù, c'è l'inferno. L'inferno è essere cacciati fuori, lontano dal volto del Padre, mentre l'uomo, ciascuno di noi, è fatto per contemplarlo. L'inferno è pianto, ci diceva il Vangelo, c'è disperazione, mentre l'uomo è fatto per la gioia, fatto per la comunione, fatto per le relazioni. L'inferno è stridore di denti, cioè rabbia e odio e ripiegamento su se stessi, mentre l'uomo è fatto per l'amore e per l'apertura totale verso gli altri. Certo, lo sappiamo tutti, il cammino che conduce alla salvezza non è facile. È il cammino che hanno percorso i profeti, uomini e donne generosi, appassionati delle esigenze del regno, e spesso tormentati e perseguitati. È un cammino, quello della salvezza, nel quale non c'è posto per le false sicurezze, nemmeno per le più sacrosante. Questo ricordiamoci, perché non basta che ci sia una patina di sacralità sulle nostre cose perché possano dirsi cristiani. Non è così, mi dispiace deludervi, ma non è così. Non bastano le patine o i vestiti più o meno che ricordano il sacro o rimandano al sacro per dire che questi sono strumenti di salvezza. Non lo sono se ne sono accompagnati che da quella porta stretta, da quell'amore forte, quella passione che non finisce mai. Con questo, con quello che ci viene chiesto nel Vangelo di oggi, ma questo mi auguro possa essere anche lo spirito col quale voi date inizio questo nuovo anno di formazione, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista spirituale. Tutte queste distinzioni a me non mi piacciono molto, perché veramente ci si accorge poi nella vita che arrivi un momento in cui lo studio, la preghiera, le relazioni sono realtà che si richiamano nulla, si illuminano nulla. L'augurio che faccio a tutti quanti voi proprio questo: poter essere uomini e donne pieni di passione,